18 milioni di morti e 20 milioni di feriti in 4 anni di conflitto. La Prima Guerra Mondiale viene innescata dalle pressioni nazionalistiche e dalle tendenze imperialistiche coltivate dalle potenze europee a partire dalla seconda metà del XIX secolo. L'assassinio a Sarajevo dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, porta alla formazione di due grandi alleanze. La Triplice Intesa è composta da Francia, Regno Unito e Russia, a cui successivamente si uniscono Belgio, Giappone, Italia, Romania e Stati Uniti. La Triplice Alleanza è formata da Germania e Austria-Ungheria. Ai due imperi si aggiungono l'Impero Ottomano e il Regno di Bulgaria. Un conflitto globale che dura 4 anni, 3 mesi e 2 settimane. 60 milioni di soldati sono impegnati nei combattimenti, oltre 9 milioni perderanno la vita, altrettanti saranno i civili uccisi. La Germania da un lato e l'Impero Russo dall'altro subiranno le perdite più pesanti, seguiti da Francia e Austria-Ungheria. Nel marzo 1918 la Russia si arrende, la Germania considera chiuso il fronte orientale e si concentra sul fronte franco-belga. Ma i rinforzi anglo-americani invertono gli equilibri e hanno ragione dell'esercito tedesco. Molti soldati della Triplice Alleanza si rifiutano di combattere e i capi di Stato Maggiore sono costretti a chiedere un armistizio. Il luogo dei negoziati è tenuto segreto. Non esistono filmati dell'evento, ma solo alcune foto. In particolare quella di questo vagone fermo lungo le rotaie tra i boschi di Compiègne, dove l'armistizio viene firmato l'11 novembre 1918. In 3 giorni di negoziati, la Germania è costretta ad accettare tutte le condizioni fissate dai vincitori. Il ritiro da tutti i territori occupati, comprese Alsazia e Lorena, la consegna del materiale bellico pesante e dei sottomarini, l'evacuazione dalle colonie e il pagamento dei danni di guerra. La guerra è finita, scoppia la festa, ma quei trattati di pace non superano le rivalità nazionali che sono state all'origine dello scontro, creando le premesse per ulteriori conflitti.